Benvenuti in questa nuova lezione dedicata al libro di Nerina Poltronieri, Solfeggi parlati e cantati, primo corso. Spiegherò l'esercizio a pagina 18, numero 10. Siamo sempre in tre mezzi come nell'esercizio precedente, quindi il movimento in divisione che vi propongo è sempre lo stesso e sempre a specchio, quindi voi potete copiarlo come se foste davanti allo specchio, quindi 1, 2 e 3. In questa modalità, cioè nel solfeggio in divisione, siccome in questo solfeggio troveremo minime, semibrevi, anche le semibrevi, le minime e le semiminime, differentemente dall'esercizio precedente che le semiminime non ci sono. E nella modalità del solfeggio in divisione, le semibrevi occupano due movimenti, le minime uno, e invece le semiminime a coppie occupano un tempo, quindi due semiminime occupano una divisione, un tempo. Come sempre, solfeggerò l'intero esercizio, ma l'ho diviso in due parti, per farvi riposare un momento e riprendere la concentrazione. La prima parte, sarà il primo, il secondo e il terzo rigo, e poi la seconda parte, il quarto e il quinto rigo. Come tempo, vi propongo a minima il metronomo 60. Do, si, mi, re, Prendetevi un breve momento di pausa e ripartiamo con la seconda parte, quindi il quarto e il quinto rigo. Mi, re, si, so, fa, la, si, la, do. So, fa, mi, re, do, mi, so, la, si, la, so, la, so, la, so, fa, mi, sol, do, sol, mi, re, fa, la, do, mi, re, so, fa, mi, do, la, si, so, la, si, re, fa, la, so, Per farvi anche un esempio nella modalità del solfeggio con suddivisione, che potrebbe comunque esservi utile, vi propongo l'ultimo rigo con il metronomo a semiminima 100. Do, sol, mi, re, fa, la, do, mi. Bene, vi ricordo che le velocità che vi propongo sono così, soltanto delle velocità di proposta, quindi potete anche provare a meno e ovviamente quando siete più sicuri anche provare a di più. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di lasciarci un like e condividere. Alla prossima lezione!